Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Oh, vediamo, vediamo finalmente un trailer esteso. Oh, si focalizzano subito sulla storia, spettacolo. Questo ragazzo, il nostro protagonista, deve avere davvero dei problemi con il calcio, se vuole addirittura, se spera che in qualche modo non esista più. Molto scura. 25 anni prima, cioè subito dopo il primo Inazuma, lo sapevamo. Ok, questo è il bullo della situazione. Vediamo. Oh, questo qui sembra molto più amichevole. Ah, interessante. Ah, questo gioca a baseball, non a calcio, capito? Ma quella è la palla storica della Raymond. Beh, che animazioni. Ah, fighissimo. Ah, questo è il Nelly Raymond nuovo. È il presidente degli studenti. Però qualcosa farà cambiare le carte in tavola. Oh, wow! Che spettacolo! No! Grande! Oh, adesso ci fanno sentire intanto quella che credo sarà l'opening e ci fanno vedere un po' di modalità di gameplay, quindi story mode, quindi dove vai in giro e fai cose. Beh, graficamente sembra molto migliorato rispetto alle ultime apparizioni. Bello, bello, bello. Bello, bello, bello. In qualche modo qualcosa mi porterà ad affrontare la squadra della progenie di Mark, in qualche modo. Ok, vabbè, ci fa vedere appunto le altre modalità, quindi la Chronicle Mode, dove possiamo effettivamente rivivere tutte le serie di Inazuma, che è fighissima, una roba spettacolare. Ah, ok, ora si riconcentrano sulle meccaniche, quindi ci faranno vedere qualche spezzone esatto, che ci hanno riproposto anche nell'ultimo trailer che ha proprio focalizzato sul gameplay. Bellissima comunque questa possibilità di decidere dove mirare esattamente, quindi che si rallenta un po' il tempo. Basta, cioè, bella cosa, non vedo l'ora di sperimentarlo con mano, devo dire la verità. Ok, tornei online, lo sapevamo. Oh, vediamo una nuova tecnica speciale. Figo. Bellissimi gli artwork. La storia sembra molto intrigante. Bello, bello, bello. Ah, non è finita. Animazione, veramente. Ah, anche la storia di questo quindi ha un suo perché. Spettacolo. Oh, PlayStation 5 anche adesso hanno aggiunto oltre a PlayStation 4. Niente data d'uscita al TGS. Vabbè, spettacolo comunque, eh? Spettacolo, ragazzi.